Namaste, io sono Alistair Brave e bentornato ad un altro episodio di The Binding of Isaac Repentance. Siamo di nuovo sul sito Viola. Se state guardando questo episodio su YouTube, probabilmente sono a registrare di là o in diretta, così potete vedere tutta la gente che c'è qua sotto, che vi saluterà pure in chat, che vedete lì sopra. Iniziamo il nostro la nostra serata con una challenge, l'ultima challenge che ci manca, quindi proveremo a fare la hot potato, che ci manca solo quella. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se vi ricordate, la hot potato era che quello continuerà ad esplodere all'infinito, quindi dobbiamo lanciarlo in modo da colpire i nemici, si spera. Perfetto. Tra l'altro mi trova anche le stanze segrete adesso, magari possiamo puntare molto a quello e anche a spaccare tutto quanto, tutte quante le rocce, eccetera eccetera. Allora, di qua non c'è niente. Di qua? No. Di là? Ho mancato un po' la posizione, ma adesso la sistemiamo. Non è neanche lì la stanza segreta. Proviamo a far così. Dai dai, ci pensa lui a distruggere tutto. Un'altra bomba per noi. Sì, Pyromaniac potrebbe essere molto buono in questa situazione. Ci vorrebbe sempre Pyromaniac. Vediamo se riusciamo a beccarlo. Allora, tanto altra cosa che possiamo fare è entrare gratis qua dentro, anche abbiamo scoperto che si può fare facendo così. E ci dà un Tears Up e uno Speed Up. Ok. Tu non puoi sparare, no, ok. Allora facciamo così. E fin qua ci siamo arrivati. Andiamo a vedere cosa c'è nel negozio, già che ci siamo. C'è Bogo Bombs. No, c'è Amblin Bundle, che non è male. Per adesso però... Ma per adesso prendiamoci questo giusto per un po' di sopravvivenza. Facciamo il giro di qua. Lo lasciamo un po' qua. Pixel, ti ho salutato tra l'altro, mi sa di no. In caso, benvenuto. Con calma. Ok, abbiamo la nostra stanza segreta. Riesce ad aprire anche quella? Ah, l'hai aperta tu, ok. E prendiamoci Binky, che è un altro Tears Up, che però non ci serve. Però siamo bellissimi col ciuccio in bocca adesso nello scheletro. Prima volta che ti becco in live. Ah, attraverso Kenobit, grande Kenobit. Grande Kenobit. La facciamo? Ok, perfetto. C'è una chiave che abbiamo lasciato qua. E possiamo vedere cosa c'è qua dentro allora. Qua. Preciso, eh. Ah, ok, ci sei finito dentro tu. Ok, Anarchist Cookbook. Lo prendiamo. Anche se... No, in realtà questo non ci servirà esattamente lui, ma comunque può dare una mano per Bookworm, ad esempio. Che anche quello non mi servirà, però va bene. Prendiamoci anche Brainworm, che anche questo non serve a niente perché tanto non possiamo sparare. Però ci prendiamo questo, che è Small Rock. Se fosse una run normale avremmo già un'ottima build, però... Col discorso che è una challenge molto più difficile. Qua ci siamo beccati un po' di legnate. E mi sa che andiamo di questo. Andiamo avanti 5 anni? No. Toh. Fuori uno. Sono troppo lento. Cioè, le esplosioni sono troppo lente, quindi devo fare un po' di... giochetto.
colpisce anche, giusto, fa anche danno da contatto. Quindi va bene così, abbiamo esplorato tutto il piano, quindi ce ne andiamo contro il boss, che è Baby Plum. Che dovrebbe essere molto semplice. E comunque mi fa danno perché mi sono passato in mezzo. Ok. E fin qua ci siamo arrivati, ci prendiamo Gis e andiamo giù. Andiamo giù diretti, che tanto non c'è grosso da fare qua, e vediamo di andare al prossimo piano. Forse potevo cercare la seconda stanza segreta, in effetti. Questo è un Hanged Man che non mi serve, aia. Oh. No, che mi ha resettato la stanza, maledetto. Dai, non stiamo 5 anni sempre su sta run. Dai. Ok. Non troppo vicino. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta a finirla. Qua facciamo così. L'obiettivo è Satana o Mega Satana? Credo sia Satana. Non ne sono sicuro. Se non mi ricordo male, sì, perché ci eravamo arrivati e abbiamo rischiato di finirla senza successo, purtroppo. Stiamo qua 5 anni? Siamo qua 5 anni. Ok, li ho colpiti tutti, evviva. Con molta calma, ma li colpiamo tutti. No. Tra le due è meglio questo. Vediamo il negozio cosa ci offre. Il negozio ci offre There's Option. E ci prendiamo un altro cuoricino. Andiamo pure avanti. Ok, per adesso non sembra granché come run, ma sto pensando se c'è qualcosa che ci può risolvere la situazione. A parte Pyromaniac. Che ci vorrebbe sempre Pyromaniac. Questi inseguono me, purtroppo, quindi è un po' un problemino. Tanto un problemino. Ok. Questa cosa qua è terribile. Ok. Non pare per niente semplice. Non pare per niente semplice. Una cosa che possiamo fare è saltare le stanze facendo esplodere le porte eventualmente. Ok, qua siamo stati fortunati. Qua un po' peggio. Ho sprecato una chiave. Vabbè. Berkano, vai. E? Hanged Man. Ah, bene. E il boss è Dingle. Possiamo parcheggiarci qua, possiamo anche fare questo. Ottimo. HP up. E patti con l'angelo. Quindi niente patto col diavolo, andremo di patto con l'angelo. Vediamo se riusciamo a andare da quella parte. Ok, Flooded Caves. Oddio, sta stanza. Finirà più sta stanza così. Torniamoci indietro perché sennò non ce la facciamo.
tutte stanze fastidiose, eh? Per adesso, vabbè, vediamo di trovarne qualcuno un po' migliore. Ok, in parte il danno preso a caso. Tinted, adesso andiamo a beccarla. Ciao Deno. Dodge della Madonna, tra l'altro. Questo è pay to win. Teniamoci Brainworm. No, prendiamoci questo. Ah, il primo prima. Con calma, eh. Andiamo direttamente qua, dai. Se riusciamo a sopravvivere. Ok, fin qua ci siamo arrivati. E abbiamo il patto con l'angelo. Andiamo di experimental treatment, che almeno mi dà un HP up. Un ottimo experimental treatment, sembrerebbe. E mi viene dato l'incenso. Quindi l'incenso adesso insegue lui, che non è malissimo come cosa. Rirollando tra Viviros o Pyromaniac. Restock boxes will always spawn in the item room, ok. Ma non ci sono item room. Quindi vabbè, portiamocelo dietro, che potrebbe capitare in alcune stanze speciali. Quindi andiamocelo pure giù. Vediamo se funziona anche con i patti col diavolo, con l'angelo, eccetera eccetera, anche se ne dubito. Quindi i nemici sono rallentati vicino a lui, il che può andare bene, perché così è più facile che rimangano nel suo raggio d'azione. Ok, via avanti. Sicuramente l'incenso ci sta dando una mano. In questa maniera. Ci buttiamo qua dentro? No. Gran stanza. Non riesco a ucciderlo questo. Ok. Alleluia. Vai. Dai che ci sei, dai che ci sei. No. No. Non riesco a colpirlo. No. Ok, questo è andato bene. Bombe infinite. Chiavi infinite. Ah, le bombe però spawnano vicino a te, non spawnano vicino a lui, non a me. Cioè, non a quello che guido. Quindi possiamo possiamo spammarle in quella direzione, che potrebbe andare bene. Ci vorrebbe davvero per me questa run. Così praticamente posso spammare le bombe dorate che se ne vanno in giro per la stanza. Aspettiamo un attimo che faccia il suo corso e poi... Ah, è là. Beccati, beccati tutti. Ok, andiamo avanti. No, questo volevo fare. Vabbè, abbiamo anche Hanged Man. Oops! Ok, ce l'abbiamo fatta a sconfiggerlo senza prenderci niente.
Ah, lui rimane fermo perché vola, ok, quindi Hanged Man avrebbe un suo vantaggio eventualmente. Ci prendiamo gli ormoni perché vuol dire un'altra siringa per noi. Qua facciamo così. Cosa prendiamo di questi? Quello con il volo. Mi sa che in alto. Mi sa che andiamo di questo. Seven Seal che mi dà una mano, perché gli altri non credo funzioni, no? Quasi nessuno. Ok. Completato anche lui. Pure la bomba troll infinita. Via. Via. Ok, non è il massimo della vita, ma siamo lì lì. Siamo già al quinto piano, eh. Siamo andati in belli veloci da quel punto di vista là. Andiamo di qua. Che è gratis. Il letto dovrebbe darci un po' di energia, eh. In quanto siamo Blue Baby. Dovrebbe darmi tre cuori, no? Sì, infatti. Questo è uno shot speed down, non è un problema. E tra l'altro c'è un altro letto, doppio letto. Mi dai altri tre cuori? Sì, bene. E qua sotto quindi c'è. Vabbè, una chiave e una cosa, quindi bene. Abbiamo 7 di energia, quindi non male, non male. Qua andiamo giù. Almeno ho imparato a fare i tiri di fianco verso i cosi, più o meno. L'incenso ci sta dando una mano incredibile, comunque. Il fatto che rallentiamo i nemici che rimangono nel raggio d'azione ci sta. E adesso anche i Seven Seal con i nostri amichetti qua ci sta. Ci sta, ci sta. To. To. Iniziano tutti gli altri, andiamo giù ancora. Questo potrebbe contenere di tutto. Vediamo che cos'è. Ah, ok, ok, ci è passato sopra che non volevo, ma va bene. Questa possiamo aprirla con questo. Se riusciamo a rirollare Magic Fingers ci può stare. Qua non ci sono Tinted, no. Vediamo anche di questo, dai. Non ho finito, eh. È una carta della forza, bene. C'è lui da affrontare, eccolo là. Perfetto, possiamo entrare qua dentro. Entrare possiamo entrare gratis, uscire dobbiamo lanciarlo. Un'altra stanza di questo è un po' schifo. Però per fortuna che c'è lui. Che è un danno un po' assicurato, non troppo imprevedibile. Ottimo, ciao Kondo, come stai? Ciao ciao ciao. Ecco, dovrei anche distruggere tutti i teschi per recuperare roba. Dove è finito il mio. L'altra carta che avevo? Ah, eccolo qua. Ah, perché ok, io lo prendo ma poi sparisce da lui. Ho capito come funziona. Va bene, abbiamo 7 cuori ancora. Qua niente, e quindi andiamo dritti. Ottimo, il negozio cosa ci offre? Ci offre il Broken Stopwatch. Un Lucky Penny. Broken Stopwatch troppo imprevedibile. Vediamo cos'è questa. Giustizia. Vabbè, non avrei dovuto neanche fare tutto questo. Prendiamoci anche Bounce Box.
C'è un qualche trinket che mi interessa? Forse anche sì, quindi proviamo a spawnarne un po' e vediamo se ci capita quello giusto per noi. Si vado contro il boss? Dai, via. Double trouble, ok. Fuori uno. E fuori due, praticamente. Sì. Fatto con l'angelo c'è di nuovo, perfetto. Ci prendiamo un altro HP up. Il patto con l'angelo ci dà questo che però consuma cuori e questo qua che è una forma di difesa. Andiamo di questo, dai. Ah, double tap shield, ok. Quindi in realtà non serve, però va bene lo stesso, dai. Questo è pay to win e questo qua è... Non riesco a leggerlo. Come funziona stem cell? Più che altro perché... Esatto, devo vederlo da qua. Maximum enter the next floor, if you're ready about that. No. Teniamocelo perché non interessa. Andiamo giù. Ha a che fare con i cuori rossi, quindi forse meglio di no. Andiamo giù di qua. Vai. Farà tutto quanto il cavaliere dell'apocalisse qua, mi sa, o più o meno. Ottimo. Andiamo a vedere qua sotto. Non è granché il bonus, ma almeno un po' di bombe ce l'abbiamo. Qua dentro vediamo che cosa c'è. Niente. Puberty e Bombs are key. Ok. Teniamoci la nostra carta della forza e andiamo a continuare ad esplorare in giro. Qua mi sa che andiamo dritti per dritti. Qua pure. Ottimo. E il negozio ci offre un... Ah, l'ho lanciato e ha comprato tutta la roba. Quindi adesso devo rifare i soldi. Almeno quello giusto l'ho comprato, però adesso ho perso tutto il resto. Adesso possiamo tornare indietro a finirla questa stanza. Sì, il bello è che le mosche, ok, funziona bene perché le mosche vanno da lui e quindi non da me, e quindi in questa maniera è più facile che colpiscano i nemici, perché volano già verso i nemici più o meno. Più o meno come se fossi Gappi. Io continuo a spawnare roba. Questo cos'è che fa? Luck based? No. Vabbè, teniamoci questo. Teniamoci il teardrop charm, dai. Troveremo qualcosa di meglio. Ottimo. Andiamo qua sotto? No. Evitalo. Qua c'è una tinted. Ok, sono finiti. Allora, tu vieni un attimo... no, devo lanciarlo, quindi andiamo a prendercelo. L'abbiamo presa. Dai. Ottimo.
Vieni di qua. Un altro cuore. Prendiamolo, andiamo via. No, usiamolo qua. The Moon, magari la usiamo. E The World che usiamo subito. No, teniamoci la carta della forza. Più che altro così so già dov'è il boss. Che non è male. Comunque combo molto interessante. Quella di avere le moschicine che vanno direttamente lì aiutano parecchio. Sì, andiamo direttamente contro il boss, che è mamma. Io lo sto evitando e basta praticamente. Prendiamoci. Stavo dicendo prendiamoci il trinket, ma niente. È troppo attaccato al muro. Ok, adesso possiamo prenderlo. Non so se avrà senso, ma va bene. Continua a farci danno. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, allora, questo è il negativo, perché immagino andremo contro Satana e andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Quindi adesso due piani di Womb. Sa che staremo qua 5 anni, quindi facciamo così. Proviamo a vedere se questa è la via giusta. Non si possono aprire le stanze con le bombe qua. Tocca farlo. Ok. Questo è mio. Andiamo di qua. Ok, last. Troppo veloce. Castro qua. Grazie. Se mi dava il virus, sì, ma purtroppo non me l'ha dato. Carta della forza ce la teniamo. Proviamo ad andare giù di qua. Permesso. Mi ha colpito quello. Questo no. Avanti di qua. Forse andava bene quello, eh. Sta facendo un sacco di danno. Questo è un problema. Ah, e non è neanche la via giusta, cazzarola. Cosa fanno questi trinket? Cosa fa quel trinket? No. Questo l'abbiamo preso. Andiamo di qua. Ciao Cepu, benvenuto. O Sipu. Oggi incredibile. Dai, io mi fermo qua. Eccolo il virus. Yes. E mi dà spam, che mi dà un bel vantaggio al danno. Ma un altro puberty. Credo sia il secondo questo. Quindi stiamo anche per diventare adulti.
tra le varie cose. Il bello che ho girato dappertutto, invece bisognava andare di qua. Bloody Crown? Bloody Crown come funziona? Item Room. Ah, ok, quello delle Item Room, quindi questo va bene. Non credo funzioni su questo piano, ma sul prossimo sì. Ma in realtà su questa challenge credo di no. Se ci sono Tinted Rock in giro, segnalatemele sempre, per favore. Se ne vedete. Ciao Ceppo e benvenuto nella famiglia Antani. Ci prendiamo questo, andiamo di qua. Andiamo giù. Quello è no, ma non mi interessa. E andiamo contro il boss allora. Che è Mama Gurdi, che va benissimo. Io ti posso parcheggiare il nemico là sopra. Sei pure lenta. E voilà. Pure un cuore d'osso. Ci prendiamo questo che è un Tears Up, anche se non credo funzioni. Oddio, Godhead. Ciao. Come funziona Godhead in questa situazione? Come funziona Godhead in questa situazione? Bella domanda. Detto questo, andiamo comunque giù. Facciamo male ad area adesso, giusto anche? Sì, facciamo danno ad area continuo, a parte il fatto che facciamo molto più male. Mi sa che facciamo anche danno ad area. No, l'abilità di volo non mi interessa. Quella è una chiave che vabbè possiamo anche lasciar perdere. Questa è una Tinted Rock qua sopra. Yes. Mi apri quella per favore? Me la apro io. Andiamo allo stanzone grande, dai. Ciao. Potevo prendere e ricaricare il cuore rosso, mi sa, forse. Non so neanche se si può fare. Ottimo. Ben tre chiavi qua. Ho fatto un tiro della Madonna. Abbiamo praticamente l'energia al massimo, quasi. Torniamo un attimo indietro a vedere se possiamo prendere il cuore rosso che c'era qui. No, ok, quindi il cuore d'osso vale 1 e basta. Posizionato nel punto giusto. Continuiamo a spawnare roba. No, Purple Heart, lasciamolo stare. More Black Heart, sì. Questo mi va bene. Qua basta stare fermi per finire sta stanza. Quindi ci sono stanze molto facili e stanze un po' più difficili. Dobbiamo fare un giro anche qua dentro.
maledetto. Ciao Georgiana, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora, vediamo se riusciamo a finire questa dannata challenge. Ah, vabbè, lasciamo perdere questo. Andiamo dritti di là. Cavolo, mi sta tirando troppo, non riesco. Ok. Mi ha tirato veramente tanto. Bene, bene, abbiamo appena iniziato, quindi siamo abbastanza tranquilli. Vediamo se riusciamo a completare questa, che è l'ultima challenge che ci manca. Quella stanza che ti attira è veramente infame, davvero. Vabbè, un Agalaz, usiamola. Teniamoci sempre la carta della forza. Quello è un altro worm che però non mi interessa. Beh, gli sono andato addosso. Ho detto scappa, invece no. Sono proprio andato addosso. Va bene, ciao. E che cavolo. Ma adesso deve farmi scherzi il controller. Ok. E adesso? Ok. Se abbiamo fortuna e lui rimbalza in mezzo, siamo a posto. Ok. Bene, bene, bene. A questo punto vediamo che cosa c'è in sto patto col diavolo, perché non si sa mai. E abbiamo comunque la carta della forza per prenderlo gratis. Non abbiamo la carta della forza per prenderlo gratis, ma è comunque un incubo. Che non avrei dovuto prendere. Perché l'incubo fa schifo in questo caso, perché non può sparare, può solo attaccare così. Che sono furbo come un fagiano. Andiamo giù. E siamo all'ultimo piano, però con zero energia. Quindi adesso bisogna concentrarsi su quello. Distruggiamo tutto. Distruggiamo tutti i teschi che troviamo. Shop nel womb e nel corpse, è troppo tardi. Devo sperare in più cuori neri. E nella demolizione di tutto praticamente. Ok, per fortuna c'era solo lui in mezzo. Per un pixel. Puberty terzo mi ha dato adulto, che è un HP up. Nessuno di questi genera. Allora, Book of Secrets lo usiamo. Monster Manual mi dà Bookworm. E lo usiamo. E Book of Sin potrebbe darmi cuori rossi. Cuori neri, scusate. The Moon la usiamo. C'è. Ok. C'è signor Grid. C'è il tappo. Cosa fa il tappo? Increase the radius of any creep. Nah. Qua c'è l'entrata gratis qua dentro. E c'è False PhD. Elf Down magari anche no. Tra tutte quelle, tra tutte le pillole negative, proprio Elf Down dovrà darmi. Ok, allora. Tanto andiamo di qua. Il boss lo già vediamo dov'è. Che Book of Secrets ci ha detto la sua. Shot Speed Down lo usiamo, che mi dà un attacco in più.
Almeno con Bookworm posso fare un po' di danno da contatto così. Insieme a lui. Forse tenendo Monster Manuel abbiamo più fortuna. Sì, forse conviene tenere Monster Manuel. A sto punto, se dovessi scegliere. Dov'è il coso? Là, ok. Quindi andiamo su. Di qua. Perché mi sono buttato addosso. Andiamo di Monster Manual, dai. Che ha 6 cariche però. Sono un po' tantine. Quello era un cuore nero se tenevo... No, non era un cuore nero. Questa è una Tinted? Non è una Tinted. Ok, su di qua. Spazio di movimento minimo. Ok. Mio. Andiamo qui. Saltato in testa. Blastocyst cazzarola. Mi hanno trovato l'unico Blastocyst che salta in continuazione. Ok, ci sta pensando il cavaliere. Ottimo. A questo punto possiamo tentare questo? Dai. Dodge della Madonna, che non bastano, cazzarola. Va bene, va bene, va bene. Comunque, l'errore è stato prendere l'incubo. Però, per il resto, dai, non è andata malissimo. Non è andata malissimo, siamo arrivati in fondo. Abbiamo capito che alcuni oggetti sono molto importanti per questa run. Ci vediamo alla prossima. Io sono Esti Brave. Namaste.